racconti di Masha. Che avete voi due da guardarmi in quel modo? Anche voi potreste far buon uso delle cose più strane. A proposito, conosco una fiaba che parla di questo. Il vitello di paglia. C'era una volta una coppia di anziani molto ma molto poveri ed erano soli al mondo. Non avevano nessuno, né figli né nipoti. Passavano tutto il tempo seduti su una panca. Un giorno la donna disse al marito: «Mio caro marito, non trovi che la nostra vita ultimamente sia molto noiosa? Ho un'idea, perché non prendiamo con noi un animale domestico? Potrebbe farci compagnia!» «Ma che dici? Un animale domestico ha bisogno di essere nutrito! Non se ne parla!» Sua moglie rispose battendo i piedi come una bambina: «Voglio subito quel gattino e voglio anche quel bel cagnolino!» Ma quando la donna gli chiese anche una piccola tartaruga, l'uomo preoccupato iniziò a pensare che forse sarebbe stato meglio accontentarla. E all'improvviso ebbe un'idea che gli sembrò davvero geniale. Andò nella stalla, spazzò in ogni angolo e raccolse un bel po' di paglia. E con quella paglia realizzò un vitello. Per renderlo ancora più solido, lo spalmò dappertutto con il catrame. La donna fu così felice di veder realizzato il suo desiderio che portò il vitello di paglia in un prato e lo lasciò lì a pascolare. Il vitello di paglia era in piedi fermo nel prato, il sole splendeva alto nel cielo e intorno a lui gli uccellini cinguettavano. All'improvviso arrivò un orso, vide il vitello e disse: «Oh, salve, buongiorno, come va?» Il vitello non poteva rispondere, era fatto di paglia, come sapete. L'orso sorpreso disse di nuovo: «Buongiorno!» Ma anche stavolta il vitello non rispose al saluto. Allora l'orso si arrabbiò moltissimo e gridò: «Potresti almeno sforzarti di essere un po' più gentile con me? Se tu fossi un vitello ben educato, avresti detto anche tu buongiorno a te!» Ma il vitello ancora una volta non disse nulla. «Adesso ti darò una bella lezione!» disse l'orso e colpì il vitello sul dorso lucido. Ma la sua zampa rimase bloccata irrimediabilmente nel catrame. L'orso cercava di liberarsi, ma il vitello continuava a trattenerlo. «Ehi, lasciami andare adesso!» ruggì l'orso, «altrimenti...» e sferrò un secondo colpo al vitello con l'altra zampa. Ora entrambe le sue zampe erano bloccate nel catrame. L'orso si spaventò e lo supplicò: «Oh, mio piccolo caro vitello, ti prego, lasciami andare! Per favore, basta, ti prego, lasciami andare! Ti supplico!» Quando l'uomo sentì le urla provenire dal prato, corse in aiuto del vitellino e disse: «Ehi, tu orso! Come osi toccare il mio vitellino di paglia? Ora ti sistemo io per le feste! Ti getterò su questi cespugli pungenti! Su questi cespugli pungenti di uva spina! Per favore, non farlo!» lo pregò piangendo l'orso. «Chiedimi tutto quello che vuoi! Farò qualsiasi cosa per te! Lo giuro! Ma ti prego, non mi gettare su quel cespuglio di uva spina! E soprattutto, staccami da questo vitello!» «Va bene, d'accordo!» disse l'uomo. «Ma non toccarlo mai più!» In cambio della libertà, l'orso portò all'uomo un grande regalo, una giara piena di miele. L'anziana coppia non aveva mai visto così tanto miele in tutta la vita. Intanto il vitello continuava a pascolare sul prato e un lupo gli rimase attaccato addosso. L'uomo liberò il lupo che come ricompensa gli portò un gregge di pecore. Il giorno dopo anche una volpe rimase attaccata al vitello. E così, dopo averla liberata, l'anziana coppia ricevette oche e polli. Anche un coniglio finì intrappolato. L'uomo lo liberò e il coniglio, per sdebitarsi, portò un sacco di succose carote. I due anziani ora stavano seduti sulla panca a mangiare carote ed erano molto felici del loro vitello di paglia. Anche se non era vero, si era dimostrato molto utile. E vissero felici e contenti per tutta la vita. Un bel finale, non credete? La morale della favola è questa.
Ogni piccola cosa, se usata nel modo opportuno, può rivelarsi sempre molto utile. Ma perché lasciate sempre tutto in disordine? Adesso devo ripulire un'altra volta! Insomma, è così che mi ricompensate! Come... la povera piccola Vrashevska! Oh, un momento! Voi non sapete chi è? Ora ve lo racconto io! C'era una volta... la piccola Vrashevska. Si svegliava tutte le mattine all'alba e iniziava subito a lavorare. Lavava, stirava e puliva, perché aveva una matrigna cattiva che le faceva fare di tutto. La matrigna aveva due figlie che se ne stavano sempre vicino alla stufa a mangiare dolci. La povera piccola doveva spazzare il pavimento, raccogliere la legna per la stufa e portare anche la mucca pezzata al pascolo. E come se non bastasse, la poverina non riceveva nulla in cambio del lavoro. Non le davano nemmeno da mangiare, anche se sgobbava tutto il giorno. Una mattina la matrigna cattiva le diede 3 sacchi di lana per fare dei maglioni. La mucca pezzata prese a cuore la piccola Vrashevska e mentre filava le disse: sta a sentire, ti voglio aiutare. Entra in una delle mie orecchie. E quando uscirai dall'altra, il tuo lavoro sarà fatto. Suonò il campanaccio e tutto andò come aveva predetto. Oh, la matrigna era furiosa, non credeva ai suoi occhi. Il giorno dopo le ordinò di fare un lavoro ancora più difficile. Prendi questo piccolo pezzo di stoffa e confezionami su misura un bel abito entro stasera. E ricavaci anche 2 vestiti per le mie figlie. Vrashevska guardò il minuscolo pezzo di stoffa sconsolata. E come se non bastasse, la matrigna rincarò la dose. Anzi, ancora meglio! Deve ricavarne 7 vestiti! Lo farò. Farò come mi chiede, disse la poverina. La matrigna cattiva mandò le sue 2 figlie per cercare di scoprire chi avrebbe aiutato la piccola Vrashevska. Era una giornata calda e le figlie sdraiate sull'erba si crogiolavano al sole. Così chiusero gli occhi e si addormentarono, mentre la poverina cantava loro una ninna nanna. Ma poi accadde un disastro. La matrigna cattiva non voleva aspettare fino a sera e andò a spiare la piccola Vrashevska. Fu così che scoprì che era la mucca pezzata che la aiutava. La matrigna cattiva si infuriò e le disse: porta immediatamente questa mucca pezzata traditrice nel bosco e dalla in pasto ai lupi! La povera piccola Vrashevska cominciò a piangere, ma non poteva fare nulla. Così prese la mucca pezzata e la portò nel bosco per darla in pasto ai lupi. Cammina, cammina, non riuscirono a trovare nessun lupo. Trovarono invece un bel palazzo. Ma era vuoto, c'erano ragnatele in ogni angolo, spazzature sul pavimento, piatti sporchi sui tavoli. La piccola Vrashevska legò la mucca pezzata alla porta e iniziò a pulire tutto. Quando finì le pulizie, era così stanca che pensò di riposarsi un pochino e invece si addormentò profondamente. Nel frattempo, 7 piccoli nani tornarono a casa. Erano 7 cavalieri dalle armature scintillanti. Poi arrivò il loro capo, il principe azzurro, che stupito chiese: chi ha fatto entrare la mucca qui dentro? Non ne abbiamo idea, dissero i 7 nani dalle armature scintillanti. Il principe azzurro chiese di nuovo: sapete almeno dirmi chi ha ripulito il nostro palazzo? Non ne abbiamo idea, dissero i 7 nani dalle armature scintillanti. E si può sapere chi ha lavato e asciugato i piatti? Non ne abbiamo idea! Solo allora il principe azzurro vide la povera piccola Vrashevska e chiese: e sapete almeno chi è questa bella addormentata? I nani dalle armature scintillanti risposero: è lei che ha lavato tutti i nostri piatti sporchi! Ed è lei che ha pulito il palazzo! E ha fatto entrare la mucca! Il principe azzurro sembrava molto sorpreso e disse: allora vorrà dire che per premiarla io le darò un bel bacio! Beh, ovviamente non alla mucca, ma alla bella addormentata. Il principe azzurro baciò la povera piccola Vrashevska e lei si svegliò come per incanto immediatamente. Vide il principe azzurro e si innamorò di lui a prima vista e poi si sposarono e vissero tutti felici e contenti.
La morale è questa: se non vi spaventa lavorare sodo e pulire sempre la casa in cui vivete, allora molto probabilmente anche voi sarete felici e contenti. Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiam e Masha e Orso noi diciam. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!